Ciao a tutti! In questo breve, spero, video tutorial voglio farvi vedere come si fanno i cambi di colore all'uncinetto. In questo caso io ho lavorato un paio di giri a maglia bassa. E adesso poniamo che io voglia cambiare colore. Sto usando dei colori veramente improponibili. Allora, sono arrivata alla penultima maglia, ho lavorato alla penultima maglia del giro. Mi ritrovo a lavorare l'ultima, quindi cosa faccio? Inserisco il mio uncinetto nell'asola della maglia sottostante, tiro su il filo. A questo punto, per concluderlo, dovrei riagganciare il mio filo per finire la maglia. Invece prendo il filo del colore che voglio cambiare e chiudo la maglia con questo, in questo modo. A questo punto realizzo una catenella e volto il lavoro. Non lavorerò più la catenella sottostante, ma la salterò e lavorerò quella successiva, sempre a maglia bassa. A questo punto prima di lavorarla, mi sono dimenticata una cosa fondamentale, prenderò il cappietto vedete il filo che avanza, diciamo, e lo porterò accanto al lavoro, cioè proprio attaccato al lavoro in questo modo, e lavorerò tutti i giri includendolo nei punti. Quindi ripetiamo il passaggio: la catenella, non lavoro la prima maglia, lavoro la seconda includendo anche il mio filo, che in questo modo andrà a nascondersi all'interno del lavoro stesso. Continuo a lavorare i miei fili, i miei punti fino alla fine, in questo modo. Ecco qui, arrivati alla fine, lavoro l'ultima maglia e a questo punto tiro leggermente, non troppo, taglio il mio filo alla base qui e ritiro il lavoro. In questo modo il nostro filo scompare all'interno della lavorazione. Proseguo il mio giro con una maglia, una catenella volante, salto la prima maglia e lavoro la seconda, quindi 2 3. E andiamo avanti fino alla fine del nostro giro, in questo modo. Ora, spesso e volentieri, cosa succede? Che quando noi facciamo un lavoro con diversi colori, solitamente il colore ci serve nuovamente, quindi non lo andremo a tagliare alla base. Se dovessimo usarlo una volta sola, quindi non avessimo per esempio più bisogno del verde, potremo tagliarlo e incorporare, al pari del filo rosa, del filo fucsia, all'interno della lavorazione i due fili che rimangono invece che quello l'unico. A questo punto sono arrivata a lavorare, sono arrivata a lavorare l'ultima maglia, quindi aggancio il filo, sollevo il punto in modo da avere due asole sul filo e, se voglio ricambiare colore, non farò altro che chiudere come prima la mia maglia con il filo del colore differente. Faccio la mia catenella, giro il lavoro e a questo punto non mi ritrovo io più il filo pendente, ma lo ritrovo accompagnato al bordo della lavorazione. Salto la prima maglia e vado a lavorare la seconda maglia di base. Ora qui c'è un nodino, che meraviglia, va bene, uguale, tanto non è importante per questo tipo di spiegazione. Lavorerò così le mie righe successive. Ecco qui, faccio
un'altra catenella, volto al lavoro, vado a lavorare nella seconda maglia, così, ho fatto questo video tutorial perché me l'hanno chiesto, perché non ci avevo veramente pensato, chiedo scusa, ma spesso mi dimentico delle cose fondamentali, perché effettivamente in molti amano lavorare in più colori. Ci sono delle piastrelline molto belle lavorate in più colori. Sono arrivata all'ultimo punto, chiudo, e a questo punto mi ritroverò i miei cambi colore senza nodi e molto molto bellini. Spero di essere stata come al solito utile, vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro un buon uncinetto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!